Abbiamo iniziato un lavoro straordinario con i comuni e tutti i comuni della regione Campania che avranno finanziamenti europei come in nessuna regione d'Italia. Questo è stato fatto un gran lavoro di qualità, la Commissione europea ci ha sbloccato tutti i finanziamenti dei grandi progetti, tutti i grandi progetti approvati. È evidente che Napoli è il cuore di tante iniziative come quella sul centro storico, quindi valorizziamo in questo caso un straordinario nostro patrimonio, patrimonio che dobbiamo difendere e dobbiamo difendere dalle aggressioni, dobbiamo qualificarlo, dobbiamo renderlo alla città, perché non è un problema solo di bellezza o di storicità, ma è anche un problema di vivibilità della città che deve essere costruita attorno a queste straordinarie ricchezze. Quindi siamo felici di aver fatto un ottimo lavoro, ci viene riconosciuto a livello nazionale, a livello europeo, e quindi lo rivendichiamo con orgoglio e quindi senza timore posso dire che i comuni campani saranno finanziati come nessun comune nel resto d'Italia e tra questi chiaramente il suo capoluogo di regione, quindi Napoli, insieme agli altri comuni sarà il comune capoluogo più finanziato d'Italia per merito del lavoro che abbiamo fatto insieme, perché sono sempre lavori che si fanno insieme in squadra, ma per una politica regionale che ha premiato questi investimenti e quindi quando uno è promosso vengono sbloccati i finanziamenti. Sì, l'investimento in fondi europei e nazionali su Napoli è 1.800.000.000, quindi una cifra enorme che deve creare sviluppo per il futuro e anche lavoro subito, quindi è indispensabile una sinergia fra Comune e Regione, ma anche fra tutte le istituzioni, quindi le sovrintendenze, il provveditorato, l'Università di Napoli Federico II, quindi un grande gioco di squadra che sta già producendo risultati.